C'era la luna sul tuo balcone che assassinava le viole. Io stavo là come una cingomba appiccicata. All'interno del percorso 2018 di Abruzzo dal vivo, che raccoglie tantissimi percorsi e sentieri anche nella città di Teramo, siamo oggi all'interno del Teatro Comunale di Teramo. Qui oggi si dà vita al Teramo Art Festival, un vero e proprio contenitore delle arti, dall'arte grafica, pittorica, visiva, fino all'arte musicale e alle performance live sul palcoscenico, che vanno dagli artisti che dedicano la loro attenzione alla musica più antica, passando anche per il barocco, per il classicismo, fino alle sfumature jazz, fino a passare poi per le note finali introdotte prima del concerto conclusivo con Paolo Di Sabatino e il suo trio e Javier Girotto al sassofono, dalla performance di Grazia Scuccimarra, Teramanissima anche lei, per sentire poi anche il parere dei ragazzi che hanno partecipato ai workshop della mattina, da mattina a sera, a Teramo Art Festival. Paura di improvvisare, perché l'improvvisazione fa parte di ognuno di noi, di ogni essere individuo. La mattina ci svegliamo e improvvisiamo. Ed eccoci, siamo saliti sul palco del Teatro Comunale di Teramo con Tony Fidanza e Gianluca Caporale. Ascoltavamo prima, l'improvvisazione è sempre emozionante e dà quel tocco in più di originalità, però sempre prepararsi a casa prima di affrontare un discorso relativo alla musica d'insieme. Sì, diciamo che è proprio quello che hai centrato, proprio il discorso, anche se poi, se andiamo a analizzare, l'improvvisazione è l'arte della composizione istantanea, quindi sul momento, ovviamente in base al bagaglio culturale che hai acquisito, in base all'esperienza, tiri fuori tutto quello che tu hai dentro. È anche vero che dal momento in cui si imbastisce una prova di musica d'insieme, una prima prova di musica d'insieme, io mi riferisco ai ragazzi giovani ovviamente, no? Quelli che hanno poca esperienza, in quel caso a mio avviso sarebbe opportuno studiarsi i brani a casa. Quelli decisi ovviamente, perché poi dal momento in cui si fa musica d'insieme, lì sul momento si possono anche creare dei momenti di improvvisazione, è quello che noi cercheremo questa mattina di fare con i ragazzi. E invece a Tony Fidanza chiediamo proprio questo: avete fatto salire sul palco queste giovani leve della musica teramana e non solo, e allora ci spieghi un attimino come funzionerà adesso, i prossimi minuti, che cosa vedremo e soprattutto cosa ascolteremo. Allora, noi abbiamo portato insomma con noi delle parti del Real Book, gli standard quelli più conosciuti, proprio per dare l'opportunità ai ragazzi, fra l'altro giovanissimi, sono molto felice di questo, di confrontarsi qui con noi e cercare di carpire un po' anche quelli che sono i modi per poter arrangiare un brano, no, da poi suonare. E molto felice perché sono giovanissimi, quindi questa è una cosa importante, vuol dire che questo linguaggio comunque ha presa sui giovani, anche quelli più giovani, e questo fa ben sperare insomma per noi, per il nostro lavoro e per la musica in generale. Una campagna culturale che è stata promossa dalla Regione Abruzzo grazie ai fondi del Ministero del MIBACT, e noi siamo con Eleonora Coccagna. Insomma, una giornata interessante quella di oggi. Ma ACS che non si ferma qui, anzi ha appena accesi i motori e per tutta l'estate ci saranno eventi molto ma molto interessanti. Per noi dell'ACS è un onore essere delegati dal comune capofila, che ricordo essere il comune di Crognaleto, che si è presa questa grande responsabilità di dirigere questo festival che si sviluppa attraverso i 23 comuni del cratere sismico abruzzese. Per 68 eventi che vanno dalla musica, a concerti, a spettacoli per bambini, quindi tantissimi appuntamenti che ci accompagneranno fino al 20 luglio per tutta l'estate, sia per i turisti che per gli abitanti dei luoghi.
Siamo in corso d'opera letteralmente, cioè su e giù per le scale, con il direttore artistico, ideatore, tra l'altro ideatore anche dello stesso nome del Teramo Art Festival, Paolo Di Sabatino, che io non so mai se chiamare maestro, che è musicista, ci conosciamo da tanto tempo, lo conosce tutta l'Italia, l'Europa, il resto del mondo, però in realtà ha più talenti, viene da una famiglia di talenti diversi e si diverte nella sua città a metterli in campo un po' tutti. Quanto lavoro c'è stato dietro questa genesi della edizione 2018? Beh, innanzitutto devo ringraziare il Comune di Teramo che mi ha coinvolto, ha voluto fortemente, insomma, la mia collaborazione e la mia direzione artistica di questa giornata, che ho pensato di chiamare appunto Teramo Art Festival perché è un contenitore un po' di tutte le arti, no? Dalle arti figurative alla musica, poi c'è un'attrice, la splendida Grazia Scucimarra, e ci tengo a dire che sono tutti artisti del territorio, sono tutti artisti di Teramo o magari nati in altri posti tipo Silvestro Cutuli, però che vivono a Teramo da sempre. Quindi che hanno legato la loro vita, la loro arte, il loro cuore a tutto quello che rappresenta Teramo, nel bene e nel male, perché non ci nascondiamo che è una città che nell'entroterra abruzzese, sì, capoluogo di provincia, ma le difficoltà non sono mancate negli ultimi anni per vicende oggettive. Abituati negli anni noi abruzzesi a rialzarci sempre, però non è così facile. No, non è per niente facile, però io tengo duro, tra l'altro sono anche tra i 5.000 sfollati del Comune di Teramo del terremoto, non so, da un anno e mezzo non sono più a casa mia, però credo molto nel territorio e quindi cerco di dare il mio contributo un po' da sempre. Io in questo teatro ho organizzato il concerto di Michel Petrucciani del 1998 mi pare, quindi ogni tanto ciclicamente torno in questo teatro o a suonarci o come organizzatore. Mi piace vivere a Teramo e mi auguro che chiunque dovesse essere il nuovo sindaco, che ci sia una rinascita di questa città, perché ce lo meritiamo. Sicuramente, perché c'è una storia che dura da millenni, un po' sotterranea a volte, un po' trascurata, un po' impolverata, ma noi ce la viviamo con orgoglio perché non mancano i talenti. Qui ci sono una serie di nomi. Siete partiti questa mattina con le mostre che hanno aperto i battenti alle 9 e sono disposte queste opere artistiche su tutto il percorso per arrivare fino ai vari piani del Teatro Comunale. Parliamo di Silvestro Cutuli, Marino Melarangelo Teramanissimo, Carmine di Giandomenico altrettanto, e poi i workshop di musica insieme. Ecco, workshop è una parola che a volte viene un po' abusata, vuol dire letteralmente laboratorio, facciamo insieme, facciamo e costruiamo qualcosa. Cosa avete costruito? È quello che è successo. Il workshop è stato coordinato da due musicisti teramani che sono Tony Fidanza e Gianluca Caporale, sono intervenuti diversi ragazzi, c'è stata la collaborazione anche del Conservatorio Braga, e questa è un'altra cosa alla quale credo molto, la collaborazione delle istituzioni del territorio e delle eccellenze del territorio. Quindi è venuto fuori un bel momento, 2 ore e mezza di lavoro, appunto, di workshop. Si sono divertiti molto i ragazzi, mi sono divertito anch'io, che alla fine ho suonato anche un brano. Beh, devi essere parte in causa, altrimenti non abbiamo il polso della situazione, anche perché poi dalle 16, pausa pranzo giusto perché faceva caldo, siamo in giugno, quindi un pochino si sente, ma noi lavoriamo ugualmente in defesa, rinfresco il direttore artistico, perdonate, un po' di sollievo ci vuole. Dalle 16 riprendono i concerti veri e propri, quindi alle 16 Francesco Sbraccia, Teramanissimo, anche lui un cantautore particolare, di talento, molto apprezzato. 17:30 andiamo verso la musica da camera con l'ensemble Benedetto Marcello, e poi alle 19 un altro concerto di una band teramana, Rodolfo Tulli, che come artista come si vuole presentare? Beh, Rodolfo Tulli è un pezzo di storia della musica teramana, lui suonava con i Modernist di Nino Dale, insieme a Franco Partenza, a Marco Renzi, ed è stato colui che ha portato Ivan Graziani a un provino con Nino Dale. Era un amico di infanzia, uno dei grandi amici di Ivan Graziani, e ha suonato anche con mio papà negli anni 70, ha suonato con i Saba, un gruppo storico dove mio padre suonava il Fender Rhodes, pianoforte elettrico, c'era Franco Partenza al basso, Roberto Poliandri alla chitarra, e in seguito hanno collaborato anche con Peppino Principe, che è recentemente scomparso, un grandissimo della fisarmonica a livello mondiale.
che ha dato una svolta in Italia insieme a Gorni Kramer a quello che era lo stile tradizionalmente inteso sulla fisarmonica. Lui l'ha un po' swingata, americanizzata, e poi ci ha messo un'impronta molto personale. Memoria del maestro principe sempre indimenticabile. Poi abbiamo l'arrivo della donna della serata, guarda caso l'unica presenza femminile, non sto facendo le quote rosa, ci mancherebbe altro, però è l'unica presenza femminile, vabbè che è una bella presenza, imponente. Beh, Grazia è un'attrice straordinaria, una persona di una simpatia unica, anche lei ama moltissimo il territorio e si spende sempre per le cose che accadono a Teramo, pur avendo la residenza a Roma da tanti anni. È l'unica presenza femminile, ma è una presenza di peso, veramente. Ultimamente l'ho vista ospite alla Vita in diretta su Rai 1, è straordinaria, tiene la telecamera, il palcoscenico in un modo magistrale. È uno dei vanti della città di Teramo. È in fondo al percorso, così per rilassarci insieme. Ore 21:30, parlo di Sabatino Trio con ospite Javier Girotto. Il tuo trio conosciuto con Mencarelli, con Glauco di Sabatino in famiglia alle percussioni, batteria Glauco, Girotto sax soprano. Ma è una collaborazione che non è nuova. Questa è una piccola perla nella tua carriera? No, però suoneremo tutti brani nuovi. Io ho fatto un annuncio su Facebook nei giorni scorsi che praticamente volevo fare un esperimento, cioè praticamente provare un repertorio di brani assolutamente nuovi che tutti quanti suoneremo per la prima volta in pubblico questa sera. Quindi sarà una cosa particolare e mi auguro, insomma, che la gente possa apprezzare, insomma, vedere proprio come si costruisce un brano stando dalla parte del pubblico, insomma, entrare un po' nel nostro mondo, no? Che non, di solito il concerto è sempre, insomma, uno comincia il pezzo, finisce il pezzo, arrivederci. Invece stasera potrebbe succedere qualsiasi cosa. È bellissima la questione che hai appena raccontato, cioè voi vi siete messi nella stessa condizione praticamente di qualche debuttante in un modo o nell'altro. Assolutamente sì, io darò le partiture questo pomeriggio e suoneremo a prima vista, tranne me che li ho scritti i pezzi, però anche il come verrà, insomma, la batteria che comincia a suonare appresso a me, che do questo input, il basso che entra guardando gli accordi, e cerchiamo di costruire il brano nella maniera, insomma, migliore, sperando per il meglio. Andrà bene perché vi divertite sempre in queste cose, e poi sicuramente questi brani avranno l'atmosfera della città di Teramo, perché Teramo sarà lì con voi a darvi suggerimenti empatici del caso. Beh, allora ci sono due brani che suoneremo stasera, uno si chiama Teramood, che gioca proprio sul nome della città di Teramo, e un altro che si chiama Tra due fiumi. Io ho una teramanità molto sviluppata e non manco mai, insomma, ho scritto anche nei mesi scorsi l'inno della squadra di basket di Teramo. Conosciamo. E quindi niente, cerco di coinvolgere la gente, cerco di darmi anche degli stimoli differenti, perché quello di suonare dei brani all'impronta stasera, bam, così, buona la prima, è una sfida, un esperimento, ma anche un modo di, appunto, di condivisione, di condividere con il pubblico un qualcosa di diverso. Tu ami Teramo e si vede, si sente in ogni parola che dici, in ogni cosa che fai. Noi ti auguriamo che il Festival Abruzzo dal vivo che ospita Teramo Art Festival ti voglia altrettanto bene, anche negli anni futuri. Io ne sono convinto e mi auguro, insomma, che possa andare sempre meglio per il nostro territorio. Dita incrociate, anche i piedi, tutto, incrociamo qualsiasi cosa. C'è autunno e primavera, c'è noi dietro filosofie, ed è già ora di cena, è il bello, è tutto qui. Quando si riesce a convincere un artista, pur se giovane, nel pieno delle gore, delle forze, a fine concerto, a concedere un'intervista, vuol dire che lui ha adrenalina ancora carichissima e ha una gran voglia di ricominciare il concerto da capo, magari non dico con questa temperatura, però non ti manca l'energia. Bello, belle le canzoni, divertente anche il modo in cui coinvolgevi chi era presente qui ad ascoltarti, ma quando è nato tutto questo? Ti ringrazio intanto. E tutto quello che avete visto oggi qua è nato in realtà
diciamo, io sto scrivendo un disco che è pronto da qualche mese, dall'estate scorsa. Questo disco uscirà dopo l'estate, si chiamerà Etimologia. L'ho registrato da solo in realtà in studio con il mio fonico di fiducia Davide Grotta. E poi abbiamo un mesetto fa abbiamo cominciato a provare con questi fantastici, bravissimi, eccellenti musicisti e abbiamo rimesso in piedi per una formazione insomma più complessa il disco che avevo registrato. In realtà a onor del vero 4/6 della band di oggi, cioè io e altri tre, suonavamo già insieme da 3 anni, perché nel 2015 è uscito un EP da 5 pezzi in inglese che si chiama No Worries, sempre a mio nome, quindi parte di noi era già rodata. Esatto. Preferisci cantare e scrivere in inglese o in italiano? Da quando ho scoperto come scrivere in italiano, preferisco scrivere in italiano. Ho sofferto parecchio, ormai ho quasi 28 anni e diciamo ho cominciato tardi a scrivere in italiano perché non sentivo ancora quello scatto, sì, perché diciamo, no, usare le solite parole mi dà fastidio. Quando in una canzone sento delle parole che non mi piacciono, rabbrividisco. Quindi ho sempre ascoltato musica internazionale, per questo è scritto in inglese, perché è musicalmente più eufonico, diciamo. E poi ho scoperto, diciamo, un mio modo che mi poteva soddisfare di scrivere in italiano e da lì ho cominciato a scrivere in italiano. Adesso preferisco scrivere in italiano. Con un'impronta digitale ben precisa, musicale, vocale e con un mood definito. Da grande, 28 anni sono ancora pochi. Cosa vuol fare Francesco Sbraccia? Rispondo il cantautore, poi nel frattempo sto facendo tante cose. Io sono pianista classico e al momento lavoro con una bellissima classe al liceo coreutico di Teramo, sono pianista accompagnatore, quindi non mi dispiacerebbe fare quello come lavoro e godermi la vita a ritmi più lenti. Poi se si riesce a fare il cantautore, il musicista, concertista nella vita, ovviamente è bellissimo. Magari anche dalle movenze della danza classica e contemporanea, chissà, potrebbe venire qualche ispirazione? Sempre, l'ispirazione viene da qualsiasi cosa, anche da queste quinte polverose. Anche da questa temperatura caldissima. Grazie Sbraccia. Grazie a voi. Via via, vieni con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra fatti un bagno caldo. C'è una lavatoia azzurro, fuori per il mondo freddo. Quando si incontra chi ha fatto un pezzo della storia della città di Teramo e continua a viverla con grande amore e divertimento, amore per la sua città ma soprattutto amore per la sua grande passione, l'arte, la musica in genere, come Rodolfo Tulli con la sua band presenti oggi qui al Teramo Art Festival, beh, viene quasi da inchinarsi metaforicamente, ma non soltanto Rodolfo, un inchino a chi ha tanta volontà da credere ancora nell'arte, oggi che il web e il digitale qualche cosina stanno distruggendo. Il contatto con le persone invece, la conoscenza diretta, sentire il talento sulla pelle e portarlo magari agli amici, come accadde con Ivan Graziani, con Nino Dale e con altri, non sono cose così frequenti. Dunque, io ho iniziato la mia carriera con Ivan Graziani, perché eravamo due ragazzi nati nella stessa via, Annunziata, e siamo andati all'asilo insieme, e quindi tutta la storia nostra è iniziata lì. La mia prima batteria era i tamburelli che si giocavano al mare, perché non avevamo i soldi per acquistarla, e poi papà finalmente me la regalò e mi sentì Nino Dale. Io entrai prima di Ivan Graziani con Nino Dale, e poi dopo un po' portai anche Ivan dentro. Hanno scritto una cosa diversa, però non fa niente. La raccontiamo com'è veramente, perché voi siete cresciuti insieme, discutevate di musica, componevate insieme, avevate anche gusti diversi, qualche volta può capitare? Facevamo tutto insieme, dalla mattina alla sera, una volta a casa mia, una volta a casa sua, dove capitava, le cantine, difatti poi lui ha fatto l'album nelle cantine, eccetera. La storia nostra è infinita.
All'interno del contenitore di Teramo Art Festival ci sono diversi generi musicali che si sono alternati e si stanno ancora alternando. Il prossimo step è dedicato all'ensemble da camera Benedetto Marcello. Qui c'è Gianfranco Lupidi, che è un musicista tutto tondo, è uno dei fondatori tra l'altro dell'orchestra dell'associazione musicale Benedetto Marcello, che esiste da quanti anni? Allora, noi siamo nati nell'84, eravamo già in precedenza amici e colleghi, e insieme abbiamo studiato e avevamo un quartetto. Da questo quartetto d'archi decidemmo di far nascere un'orchestra e quindi un'associazione orchestrale. E in seguito dall'associazione orchestrale è nato anche un ensemble barocco. Tanti ricordi legati alla vostra associazione nel tempo, tante persone che si sono alternate e anche tanti piccoli incubatori, se vogliamo, di talenti che poi sono cresciuti. Con questo ensemble barocco avete inserito anche uno strumento particolare, il mandolino, che non è uno strumento popolare come si può pensare. L'uso popolare è un'altra cosa, esiste anche, certo, all'estero dicono pizza, italiani pizza e mandolino. Cambiamo questa cosa, sipario, chiudiamo e apriamo un'altra parentesi, perché il giovane solista del vostro ensemble, oggi protagonista qui a Teramo, è Francesco Mammola, abruzzesissimo anche lui di Pesco Costanzo, che ha scoperto il mandolino come, quando e perché. Allora, io il mandolino l'ho scoperto a Pesco Costanzo, nella versione popolare, nella versione di pizza e mandolino. C'erano diverse persone che suonavano serenate, si dilettavano a suonare i brani della cultura popolare abruzzese, ma soprattutto della musica partenopea, dove il mandolino fa il principe. Invece io, dopo questo approccio al mandolino, mi sono dedicato allo studio dello strumento e al repertorio. Mi sono laureato presso il Conservatorio Casella e adesso vivo facendo il concertista mandolinistico in giro per il mondo. Una volta laureato è cominciato poi il percorso da professionista, inviti che sono arrivati ovunque, ma anche i concorsi, e mi ricordava il maestro Lupidi che sei stato insignito di un premio importante nel 2015. Sì, diciamo che il premio che ha dato il là alla mia carriera è stata la vittoria nel 2015 del premio Abbado nella categoria di mandolino. Dopo questo premio le porte dei teatri si sono aperte di diverse orchestre, e quest'anno ci tengo a ricordare che a marzo sono stato inserito in un sito tedesco dedicato allo studio del mandolino tra i 10 migliori mandolinisti al mondo. Alla tua giovanissima età è incredibile. Possiamo chiedere, maestro, quanti anni ha? 28. Ah, però, complimenti all'Abruzzo e a te in modo particolare. Il programma di questa sera è prettamente barocco, giusto? Quindi si inserisce tra jazz, cantautorato, un po' di retrospettiva che sarà proposta anche da Rodolfo Tulli con la sua band, e poi si chiuderà col monologo di Grazia Scucimarra e con il Paolo di Sabatino Trio insieme a Javier Girotto al sax soprano. Un percorso che in realtà per noi che amiamo la musica e la conosciamo non avrebbe nessun confine né definizione a fare le stanzette separate, diciamo così. È possibile insegnare questa non divisione anche ai più giovani oggi? Beh, non è facile, però ci si prova in situazioni del genere. Certo, proporre un programma di questo tipo in un contenitore anche del genere è anche coraggioso e stimolante. Ricordiamo che la musica barocca era l'antesignana di quella che era l'improvvisazione, la creatività in musica al momento, quindi un pochettino a questo si avvicina. Certo, speriamo che i giovani si possano avvicinare a ogni tipo di musica, perché dove c'è musica ovviamente mancano le cose brutte, per ora, per fortuna. La bellezza salverà il mondo, diciamolo musicalmente. Grazie a voi. Vabbè, comunque Teramo io l'ho fatta girare nel mondo, nessuno la conosceva, neanche in Italia. Non, veramente c'è stato un lungo periodo, cioè fino alla ventina d'anni fa, devo dire che Teramo non la conosceva nessuno. Mi ricordo una cena fatta con un professore di greco di una grande università italiana, insieme ad altri professori, altri docenti. Io ero capitata vicino a questo professore che gentilmente mi chiese: lei di dov'è? E io inopinatamente risposi: di Teramo. Dice: ah, bella la Calabria. Dico: no, no, non è in Calabria. Ah, è vero, mi scusi, bella l'Umbria. E lasciai Teramo in Umbria, perché mi sembrò eccessivo riprendere il cattedratico più di una volta. Poi la vera ragazza degli anni 60
piena di insicurezze, pensai, mo fa che Teramo sta proprio in Umbria e io non lo so, è meglio che io non intervenga per niente, e la lasciai in Umbria. Siamo al Teatro Comunale di Teramo per una serata bellissima che si chiama Le Virtù Teramane, no? Che non solo sono le virtù che si mangiano il primo maggio, ma è il compendio di tutto quello che Teramo dà, di cui abbiamo parlato in piccola parte in questa serata. Sono affiancata da due bellissime teramane, giovani e belle, che sono venute apposta, io pensavo per sentire un po' di musica, invece no, mi hanno detto siamo venute per te, a vedere una vecchia signora con i capelli bianchi, ma che brava, mi hanno riempito di gioia. E veramente questo è io lo considero il mio successo personale più grande, perché quando piace ai giovani allora vuol dire che sei a posto con la coscienza, puoi dormire tranquilla. Quindi è una bella serata in cui abbiamo parlato di Teramo, abbiamo riso di Teramo, di noi essere teramani, e anche abbiamo, insomma, abbiamo parlato bene della nostra città, anche se ridendoci molto sopra. Abbiamo parlato in teramano, abbiamo usato il dialetto, abbiamo elevato il dialetto a lingua nazionale, perché io mi pregio di dire che il dialetto teramano io l'ho reso noto a partire da San Vito al Tagliamento fino a Siracusa, tutti conoscono e capiscono il teramano. Il dialetto teramano, che oltre ad essere la lingua più democratica d'Italia, abbiamo scoperto anche che ha dato luogo al cinese. La lingua cinese è nata dal dialetto teramano. Ahua qua, questo è cinese. È sicuramente cinese. Chi si? Song Yi, dell'antica dinastia dei Song, no? Di Pechino Centro. Wu. Wu è un altro cognome famoso di Pechino periferia. Lusin Nusa, Lufin Nufa, Lusifa Nusafa. Titlu tu, questo è cinese allo stato puro. Quindi io ai miei figli dico sempre, ragazzi, non volete studiare l'inglese, studiatevi il dialetto teramano e sarete capiti in tutto il mondo.